Bene, mi devo fare questo bellissimo viaggio in traghetto, quindi visto che mi rompo le scatole vi parlerò di questo oggettino qua, la Insta360 Go 2. Sempergentisti, buonasera, vi volevo parlare di questa telecamera, appunto la Insta360 Go 2, la seconda versione della Go. Questa telecamera è molto interessante perché si differenzia da tutte le telecamere che siamo abituati ad utilizzare. Innanzitutto parliamo della Insta360. Insta360 è un'azienda che sta ritagliando grosse fette di mercato a GoPro, che è sempre stata l'unica azienda produttrice delle helmet cam. La GoPro ha sempre prodotto delle telecamere classiche, ovvero fatte a cubetto con l'obiettivo da un lato. Ha provato con una versione che si chiamava Session a fare qualcosa di diverso, ma non prese molto piede. Ora la Insta360 invece sta puntando tutto sul design. Questa nello specifico che non ci ha dato Insta360, ma se Insta360 ci vuole dare qualcosa noi siamo ben accetti a prenderlo per provare, perché sapete che io adoro tutto ciò che è elettronico. È una telecamera molto interessante e soprattutto è molto semplice per chi non ha voglia di sbattezzarsi con programmi di montaggio, cose complicate, batterie esterne, SD eccetera. Questa telecamera qui viene venduta in due formati, 32 e 64 giga. Questo da 32 vi assicuro che è più che sufficiente per quello che può fare questa telecamera. Diciamo che possiamo paragonarla a una Vespa rispetto a una moto sportiva, nel senso che questa va dappertutto, fa tutto, ma di certo non potrete mai competere a un motomondiale. Vi faccio vedere l'hardware come è fatto. Allora, è composto dalla telecamera, che è questo piccolissimo fagiolino che ha questa parte qui è un tasto che quando si schiaccia si accende e vibra, si rischiaccia e si spegne, non ha altri tasti. E lui ha una batteria interna. Poi per ricaricarlo bisogna inserirlo nel suo case, che fa anche da batteria e ricarica fino, credo, 3 volte la batteria della telecamera. Il case è fatto molto intelligentemente perché lo potete usare sia come telecomando sia come treppiedi, tirando fuori queste due, vedete, queste due gambette. Lo potete attaccare a un supporto classico a vite e quindi lo potete usare anche come telecomando, insomma è molto pratico. Ricordatevi che però questo case non è impermeabile, questa sì, non subacquea, però è impermeabile. La cosa bella è che essendo così piccola voi la potete mettere ovunque, e la cosa bella delle telecamere helmet cam è che voi dovete avere fantasia in dove mettere la telecamera, perché non è tanto la qualità delle riprese, perché non saranno mai delle riprese qualitativamente buone quanto possono essere quelle delle reflex, ma il loro punto vincente è la dimensione. Infatti è anche un po' il punto negativo di questa telecamera, perché si tende a perderla facilmente perché è veramente tanto piccola, ma essendo così piccola vi permette di metterla dove volete. Vi faccio vedere di serie che cosa viene dato come supporti, ma poi si possono comprare dei supporti di seconda parte. Allora, quello che trovo molto utile, questo credo che fosse nella scatola dei supporti accessori, è questo qui, che è una semplicissima molletta, vedete, una mollettina, e la telecamera viene messa qua dentro e può ruotare di 180 gradi. Questo io di solito lo uso nella visiera del casco, messo qui, e fa una bellissima inquadratura POV, molto interessante. Ti sto tenendo io, vai! Poi abbiamo questa è geniale, perché ha un supporto, io non ci credevo, ha un supporto, vedete, fate scorrere questa slitta, questo qui è un supporto al silicone, è una specie di adesivo al silicone riutilizzabile, voi l'appiccicate dove volete, ma anche sulla moto, su parti di carrozzeria o sul plexiglass, ovviamente devono essere pulite, e tiene in una maniera incredibile. Voi la staccate, la lavate e continuerà a funzionare. È snodabile 360 gradi, vedete, quindi la potete mettere come volete e via. Tutti questi supportini, questi incavi, sono ovviamente magnetici, così la telecamera si incastra semplicemente. Poi abbiamo il classico a vite, che io in questo caso ho montato qua in un morsetto tradizionale, e vi faccio vedere come viene l'inquadratura con questo tipo di morsetto. E poi questa cosa qua che fa molto figo per influencer vlogger, che è un medaglione che si mette sotto la maglietta, voi lo mettete sotto la maglietta e prendete la telecamera, la attaccate qui e girate come degli imbecilli con questa fara attaccata al collo. Volendo, e questa è magnetica, quindi potete
attaccarla, dove ovviamente c'è il ferro, qui non c'è assolutamente niente di ferro, quindi. Nel kit con tutti gli accessori ovviamente troverete anche l'accessorio per poterla attaccare ai supporti tradizionali di GoPro, come questo che vi faccio vedere in questo momento, che è attaccato sul Dango Design, vabbè, questo supporto a molla molto figo che hanno fatto in un'azienda americana, che costa un botto di soldi, però è molto pratico per i vlogger che vogliono attaccare la telecamera al casco, alla mentoniera, per poter mettere anche un microfono esterno, ma è anche comodo per poterla attaccare dove vogliamo, anche a un ramo, a un manubrio, molto velocemente. Ora vi spiego perché questa telecamera è intelligente. Iniziamo dalle funzioni di base, che potete trovare sullo schermino qui o sull'applicazione. Vi consiglio l'applicazione, che è un po' più semplice di questo schermo a cristalli liquidi. Allora, le funzioni di base sono video, che è il video tradizionale, poi abbiamo foto, pro video, e questa è la cosa che vi interesserà, time shift HDR video, slow motion e infine le settings. Allora, io vi voglio spiegare la cosa che vi interessa, tanto tutte le altre cose non le userete mai, perché se siete dei content creator che vogliono veramente creare dei contenuti facendo delle cose scenicamente belle, vi andate a leggere le istruzioni, ci sono un sacco di esempi. Tra l'altro Insta segue tantissimi influencer, tantissimi content creator, e quindi potete trovare miliardi di ispirazioni. La cosa bella secondo me di questa telecamera, per chi la usa in maniera amatoriale, è appunto l'impostazione pro video. Pro video vi permette di registrare un video praticamente sferico e scegliere in post produzione tramite il cellulare se lo volete visualizzare in verticale, quindi per contenuti Instagram o TikTok, in orizzontale per contenuti YouTube, oppure uno a uno per i contenuti classici dei post Instagram, e questa è una cosa che vi cambierà la vita. Sicuramente questa Insta360 è una telecamerina pratica per condividere contenuti molto veloci sui social. A me è piaciuta tantissimo per fare gli unboxing, per fare i dettagli di prodotti molto veloci, video da un minuto. Questa telecamera la potete tenere in mano, avvicinare molto al prodotto, fare delle cose molto veloci e poi montarla con l'applicazione che adesso vi faccio vedere, che è semplicissima, velocissima, e in due minuti, con due funzioni basiche, vi permette anche di controllare un pochettino il colore, avrete delle impostazioni delle riprese veramente fatte molto molto bene, molto carine. Non è una telecamera se volete fare il youtuber, perché ho provato a utilizzarla in 16 noni e personalmente non mi ha fatto impazzire, anche perché se voi registrate in pro video dovete passare dall'applicazione per il computer Insta360 e da lì esportarli in 16 noni, oltre che a un passaggio in più, quindi un po' macchinoso. Ma poi non so, la qualità non mi ha fatto impazzire, mentre invece la qualità diretta scaricandola dall'applicazione del cellulare per un reel, per un TikTok, mi piace tantissimo. Cos'altro dirvi? Bella altra cosa della funzione del Pro Video è che potete impostare quanti minuti deve registrare nel momento in cui voi cliccherete la telecamera. Questa è una cosa comodissima che vi farà risparmiare un sacco di batteria, perché mentre state andando in moto, magari noi lo usiamo spesso in fuoristrada, quando c'è un pezzo difficile di fuoristrada e diciamo ah cavolo, qua voglio registrare perché è un bel pezzo, so che mi divertirò, io schiaccio una volta senza pensare a come la GoPro, no? Tieni schiacciato un secondo, due secondi, chissà se si è accesa, schiaccio una volta, lei vibra, non lo sentirò mai in fuoristrada, però lo sentiamo perché fisicamente si sente che viene schiacciata, lei riprenderà per un minuto, finito il minuto si spegnerà da sola. La cosa negativa di questa telecamera è che io non ho ancora capito come cavolo si fa a capire qua in alto quanta batteria ha la telecamerina. Vero è che lei quando è scarica vibra due volte, però ve ne accorgerete soltanto quando poi dovrete mettere le telecomando, e quindi non potrete usarla. Altra cosa molto carina è che questo obiettivo qua, vedete, si può svitare, questo qui, e è intercambiabile, quindi se vi cade, se prende della polvere, si rovina eccetera, potete sostituirlo. Questo è un pro che tante telecamere non hanno, come ad esempio la nuova DJI non ha, e questo è un pro che per l'uso in fuoristrada soprattutto può essere vantaggioso. Connect
your Insta360 camera to the invisible selfie stick. Set the shooting parameters to 5.7K. Ma voi, mi sapete spiegare perché quando si è in coda le macchine devono stare in mezzo alla... Voi! Ma voi! Mi sapete spiegare perché quando si è in coda le macchine devono stare in mezzo alla strada e non vi fanno passare? Coda, le macchine devono stare in mezzo alla strada e non vi fanno passare? Ma voi! Ma voi! Voi! Mi sapete spiegare perché quando si è in coda le macchine devono stare in mezzo alla strada e non vi fanno passare? Fanno passare?
Ora che hanno finito di elencare tutte le cose che hanno da mangiare in questo cavolo di traghetto, vi lascio. Spero che questo video vi sia di aiuto per poter acquistare e spendere bene i vostri soldi per una telecamera che non è necessario che voi abbiate se non avete voglia poi di applicarvi ad usarla, ma se utilizzate delle telecamere, delle helmet cam, mi raccomando, non le usate mai tenute fisse su un casco per ore e abbiate fame di voler creare contenuti, di voler creare qualcosa di diverso, di avere fantasia e di divertirvi ad utilizzare questi strumenti che prima non esistevano e che adesso ci danno la possibilità di creare qualsiasi cosa in maniera bella e divertente. Ciao ragazzi, al prossimo video.